già bisogno del microfono, se ne fa pure un po' direi. Ci si prova sempre. Benvenuti tutti al Porto Rosso, il nostro circolo Arci. È complicato oggi fare questa presentazione anche perché gli eventi di questa settimana un poco travolgono anche l'agenda delle discussioni. Infatti a introduzione di questa discussione comunque ci sono due questioni che sono successe proprio in questi giorni su cui voglio fare un accenno. Innanzitutto nella notte tra venerdì e sabato è stata bruciata la macchina di Chiara Anatoli, nostra sorella, compagna di mille iniziative, di mille battaglie, che in questa settimana è stata anche in prima fila nella marcia contro le mafie che c'è stata giovedì scorso, in cui migliaia di persone abbiamo partecipato a Palermo. Ovviamente tutta la comunità, tutta la nostra comunità in queste giornate è stata molto vicina a Chiara e pensiamo che in momenti come questi sia molto importante ribadire che alcune battaglie non sono battaglie di una persona e che anche le persone che si espongono di più in queste situazioni dobbiamo quanto più proteggerle e farle sentire parte di una collettività. Come del resto, questa settimana è stata anche la settimana della Mare Ionio. L'iniziativa di Mediterranea parte anche da posti come il Porco Rosso, come molti volti. Tutti noi sono da mesi che seguiamo tutte le vicende, tutta l'iniziativa di Mare Ionio e anche lì ci sembra assurdo che la reazione, come alcune reazioni rispetto a un atto che in altri tempi sarebbe stato unanimemente giudicato come eroico, quello di salvare 49 vite umane, oggi sia sotto attacco non solo dalla magistratura ma anche di giornali e di una certa opinione pubblica. Anche lì, secondo me, è importante ribadire che la Mare Ionio e Mediterranea è un'iniziativa che appartiene a tutti. Anche il Museo del Mare in questi giorni ha subito diversi attacchi, diversi furti, anche atti che hanno la caratteristica dell'oltraggio. È importante appunto trovare momenti in cui ribadire che queste iniziative non sono azioni di singole persone, ma ci sono delle comunità che vivono, che fanno vivere queste iniziative. Ed è importante, secondo me, avere occasioni in cui ragionare di politica. È provare a ragionare degli eventi a cui assistiamo con le categorie della politica. Questa è un'occasione per farlo. E il pretesto per discutere è appunto la presenza di Marco a Palermo poco dopo la pubblicazione del libretto Gilets Jaunes per il manifesto Libri, che è un lavoro collettivo. È un lavoro collettivo non soltanto perché appunto è firmato dal collettivo Euronomade e raccoglie otto contributi di Tony Negri, Michael Hart, Marco Bascetta, Marco, Benedetto Vecchi e altri. Ma è un lavoro collettivo perché tutti i contributi, non è una sommatoria di contributi, ma tutto il libro si legge come un discorso unico in cui la cronaca e l'analisi sono strettamente collegate. Qual è la questione in mano? Questo è un libro, è un instant book di
politica. Il tentativo che viene fatto in questo libro è non di adattare, di piegare la realtà alle categorie della politica, ma esattamente il contrario, provare a testare, forzare le categorie della politica alla prova della realtà, soprattutto quando il corso degli eventi è in qualche modo sorprendente. Secondo me questo è un contributo prezioso, appunto perché invece rispetto all'oggetto in questione, che è quello dei gilet gialli, questo movimento che a partire da novembre e a partire dalla riforma della tassazione sul carburante ha invaso le strade della Francia, e in Italia di questo movimento è stata fatta una narrazione molto piatta, è stato subito derubricato come i forconi francesi, è stato subito derubricato come un movimento pugilista, in qualche modo che ripercorre la dicotomia popolo-elite, è una rivolta del popolo contro l'elite, è stato subito etichettato come un movimento di destra. Un'analisi più acuta spiega che forse è un errore dare letture semplicistiche di fenomeni che non sono semplicemente leggibili. Alcuni elementi che ci interrogano direttamente sulle cose della politica e che hanno a che fare sicuramente con lo scenario francese, ma sicuramente anche con lo scenario italiano, e su come noi gli scenari che abbiamo di fronte li interpretiamo sempre come immutabili, come dati di fatto, che hanno origini atomiche e hanno destini incontrovertibili. Quello che succede in Francia in qualche modo rappresenta una rottura della linearità storica. È un movimento che è un movimento leaderless, un movimento in cui, anche lì, in un'epoca in cui ogni espressione del sociale la riusciamo a interpretare solo attraverso l'identificazione, la personificazione di una lotta, l'identificazione di un volto, di un leader rappresentativo di un dato evento, il movimento francese è un movimento che non ha testa e che ha una complessità irriducibile. Al tempo stesso è un movimento che scardina, che nasce proprio dalla crisi del populismo. Se il populismo si definisce per la scomparsa dei corpi intermedi e per un rapporto diretto tra il leader e il popolo, il movimento dei gilet gialli si sottrae, anzi nasce proprio dall'implosione della retorica di Macron, del nuovo che spazza via i corpi intermedi e che ha un rapporto diretto col popolo. Il popolo dei gilet gialli è un popolo che rifiuta qualsiasi rappresentazione, è un popolo che si rifiuta sì, che nasce dalla crisi di quei corpi intermedi, ma che esprime una conflittualità che è riducibile anche alle semplificazioni come espressione della destra levenista. Tutt'altro, nei servizi che ci arrivano qua sentiamo il coro anticapitalista, la critica anche alla situazione ecologica è molto forte. Ed in generale una delle cifre del libro è sarebbe un errore gravissimo pensare che tutto il malcontento, tutta la rabbia che è espressa da una moltitudine così generalizzata di persone sia qualcosa che non ci interessa.
e se è qualcosa che noi facilmente etichettiamo come appartenente a qualcun altro, mentre è qualcosa che ci parla. Ma per essere all'altezza di questa rabbia, non si può ricadere nell'errore di quei gruppuscoli che pensano che il modo di stare, l'unico modo di guardare a questo tipo di movimenti è pensare di provare a creare un'egemonia e mettersi alla testa di questo. Ma penso sia importante invece andare nel profondo, capire fino in fondo qual è la cifra dei fenomeni sociali che avvengono. Così io con Marco proverei anche a partire anche da un racconto di questi mesi in Francia, un racconto che a noi arriva assolutamente parziale, che invece sono ormai 5-6 mesi di mobilitazioni. Intanto ovviamente voglio ringraziare il Porco Rosso perché ci ospita, e Totò e tutti voi per essere qui. Ho già detto che sono felice di far parte delle cose che Totò Cavalieri presenta, quindi, è un mio sogno d'infanzia. Perché abbiamo scritto questo libro? Questo libro è stato pensato su proposta della Manifesto Libri, soprattutto, e di Benedetto Vecchi, ed è stato composto in una settimana attorno a Natale. Su Euronomade avevamo pubblicato alcuni contributi, alcune letture parziali, momentanee del movimento dei Gilets Jaunes, e abbiamo provato in velocità a comporre un libretto che ha senso che sia pubblicato in italiano, e lo abbiamo fatto soprattutto perché uscisse in Italia. Non ne faremo traduzioni francesi. Perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto nel tentativo, perché ci sembrava importante proporre un tentativo di interpretazione di un fenomeno che è molto complesso, poi storico, non privo di ambiguità, di complessità, di cose sinceramente intollerabili, perché ci colpiva, soprattutto i compagni e le compagne che dentro Euronomade vivono e lavorano in Italia, erano colpiti dallo scarto che c'era tra quel poco che riuscivamo a scrivere noi dalla Francia e la rappresentazione che veniva fatta in Italia di questo movimento. Tutta la rappresentazione. Adesso parlare male dei giornali italiani è una banalità, non sto qui a... Basta leggere come i giornali italiani scrivono della Maria Rigogno o di qualsiasi evento civile che in Italia capita, come è sempre stato, da Genova in poi e anche prima. Ma anche le piattaforme di movimento, di gruppi politici, anche affini, vicini a noi tutti, eccetera. Ci sembrava che tutta la discussione, la rappresentazione italiana del movimento dei Gilets Jaunes fosse polarizzata attorno a due ipotesi. La prima è quella che Totò ha spiegato, no? Il movimento eversivo, i forconi, i fascisti, eccetera. È più o meno quello che dice il presidente Macron. Semplicemente la stampa italiana recepisce il bollettino ministeriale e lo pubblica. Credo che il primo giornalista italiano che si è degnato di prendere un aereo per venire in Francia sia Formigli qualche settimana fa, ma la stampa italiana copre i Gilets Jaunes dall'inizio, da fine novembre, primi di dicembre, quindi c'è questa strana attitudine dei giornalisti di scrivere senza fare l'inchiesta, andare a vedere. E quindi diciamo così un elemento di criminalizzazione, demonizzazione, eccetera. La ricerca ovviamente del caso, del personaggio colorito o esplicitamente fascista, eccetera.
Dall'altra parte, soprattutto in ambito, diciamo così, militante, eccetera, una specie di estetizzazione, no? La rivolta, la bellezza della brutale rivolta, che è bella perché è incivile e brutale, no? Allora, a noi, come la vedevamo dalla Francia, per inserire qualche elemento di cronaca, il movimento dei Gilets Jaunes nasce, come appunto Totò ha detto, attorno tra il mese di ottobre e il mese di novembre, molto in sordina, non ci sono manifestazioni, non ci sono manifestazioni a Parigi. Allora, questa cosa è difficile da comunicare, ma ve la dico proprio in modo così un po' rozzo, ma la Francia è Parigi, è un paese terribilmente centralizzato e centralistico. Quello che succede in Francia succede se succede a Parigi o a Marsiglia per altri motivi, ma diciamo è una specie di specchio rovesciato. E nasce con una serie di strane manifestazioni nei rond-point, quindi nelle rotatorie delle strade periferiche, attorno a due provvedimenti del governo che sono connessi: la limitazione a 80 km all'ora nelle strade intercomunali, autostrade, eccetera, e l'aumento del prezzo della benzina. All'inizio il movimento è difficile da leggere, soprattutto da Parigi, perché noi, insomma, quelli di noi che stiamo prima tutti a Parigi, che non si vede a Parigi, e poi perché diciamo i tratti di un movimento di tipo, diciamo così, corporativo, le ambiguità, l'accumulo, diciamo, di anche toni francamente, diciamo, piuttosto di destra, l'ipotesi della rivolta antifiscale. La Francia non è un paese in cui l'elemento della rivolta antifiscale è un elemento semplice come in Italia. Ci fu una famosa polemica del ministro delle finanze di Sarkozy contro il suo collega italiano, che fece una dichiarazione in uno dei governi Berlusconi, disse: ma sì, perché per gli italiani pagare le tasse è una cosa strana, da noi no, non per dire, cioè, questi elementi trasmettevano una certa estraneità, diciamo, eravamo tutti, sembrava un movimento appunto che avesse questi caratteri e soprattutto di non grande respiro. In pochissimo tempo, attorno a questo simbolo del gilet giallo, io non ho idea se questa cosa esiste nel caso, se sapete perché il gilet giallo, ma insomma, comunque sostanzialmente è obbligatorio portare un gilet catarifrangente in macchina, quindi diciamo il gilet giallo in teoria ce l'ha chiunque possegga un'automobile. Questo in pochissimo tempo, in realtà, questa iniziativa, gente che si raduna nelle rotatorie e che fa dei blocchi del traffico, eccetera, contro l'aumento del prezzo della benzina, insomma la tassa argentina, inizia a diffondersi in modo estremamente capillare e assume delle dimensioni talmente importanti che dopo la prima manifestazione che viene organizzata a Parigi, quindi quando il fenomeno viene ad esistenza, il governo e il presidente Macron annuncia l'abolizione del provvedimento. Il fatto è che il movimento continua. Allora lì alcuni di noi non solo continua, ma si allarga, diventa una specie di stranissimo catalizzatore. Proprio tutta la prima fase, ottobre-novembre, è stata una fase stranissima di accumulo
attorno a questo gesto io metto un gilet giallo e sabato vado a Parigi, di delle, diciamo così, rivendicazioni, doléances, come si dice, le più diverse, contraddittorie, asistematiche. Il tema è chiunque può farlo e il fatto è che molti iniziano a farlo. Ed è stato lì che Tony aveva scritto aveva fatto un'intervista all'inizio dove diceva si assiste forse alla nascita di qualcosa di simile ai 5 Stelle in Francia. Perché era questo che ci sembrava, no? Tre tratti corporativi, qualunquistici, con molti elementi di destra. Quando questa cosa inizia a diffondersi, abbiamo iniziato a interrogarci. E siamo detti, forse bisogna guardare questo fenomeno per quello che è, cioè comunque un fenomeno di mobilitazione crescente che catalizza attenzioni e identificazioni e che ad ogni fascia che conquista o che vi si aggiunge cambia di natura e cambia il suo corpo, no? Come se fosse una serie progressiva di assemblaggi, ma ogni assemblaggio ne modifica la natura. Perché continua dopo l'abolizione del provvedimento che lo fa nascere? Perché il tema originario, in realtà, questo si vede bene se volete, il consiglio che vi do, se leggete un po' il francese lo capite, insomma, c'è un grosso dossier di inchiesta proprio dei mesi di novembre e dicembre che è ancora online nel sito di Mediapart, poi se volete ne parliamo, che è il media che ha coperto meglio tutto l'evento, diciamo, gli eventi. Mediapart, per esempio, essendo un sito di giornalisti seri, Mediapart è fondato da un ex giornalista di Le Monde, semplicemente ha iniziato a inchiestare il movimento, mandare i giornalisti nei comuni periferici, intervistare le famiglie, vedere chi ci stava in questi rompoint, chi c'era fisicamente, uomini, donne, di che tipo, di che età, perché. Perché il tema è banale anche lì. Il provvedimento che produce l'innalzamento del prezzo della benzina è fondamentalmente una tassa sui consumi, la tassa sui consumi colpisce in modo, diciamo così, orizzontale tutti i ceti sociali. È banale. In un paese che è abituato alla progressività fiscale, questo provvedimento viene percepito come ingiusto. Poi, se volete, vediamo anche in che contesto, chi è Macron, come funziona questa storia con Macron, eccetera. Però il tema non era la tassa sul carburante, il tema era l'ingiustizia del provvedimento che non prevedeva nessuna compensazione, nessuna regolamentazione, nessuna progressività. Tanto che, appunto, il governo ritira il provvedimento e loro continuano e dicono no, c'è un primo salto, e il primo salto è, per qualche settimana, la giustizia fiscale. Forse qui posso, perché diciamo è vero che stiamo vivendo un periodo complicato, brutto, preoccupante in Europa. Però alcune cose ce le dobbiamo dire, no? Siamo tutti preoccupati per l'avanzata di forze di destra, avanzata in Italia, siamo già avanti col lavoro, diciamo, l'affermazione di nuove forze. Però adesso, chi è Macron? Macron, ex ministro, prima consulente, poi ministro, eccetera, viene eletto, come sapete, per effetto del sistema elettorale francese, in un secondo turno drammatico delle presidenziali contro Marine Le Pen, arriva al secondo turno avendo ottenuto il 18% dei voti.
in un'elezione che registrava un tasso di astensione relativamente alto. Vince perché in Francia, per fortuna, Marine Le Pen non ha ancora sfondato. I francesi dicono che esiste in Francia un plafond, un tetto di vetro che il Front National non sfonderà mai. Si dice Front National può prendere il 45%, il 48%, il 49%, ma non avrà mai vecchi miti o comunque orgogli dell'identità francese. Fatto sta che Macron viene eletto sostanzialmente contro l'altro candidato. Vince perché la Francia dice no, non può essere mai Le Pen il nostro presidente. Allora, adesso non so io, ma alcune volte i fondamentali della politica, diciamo, saggezza vorrebbe, del resto lo aveva fatto Chirac, quando saggezza vorrebbe che di fronte a questo quadro la postura fosse quella di un presidente che cerca di essere il più possibile riunificatore, di federare tutte le forze che non si riconoscono in lui ma che lo hanno votato, eccetera, eccetera. Qual è la scelta del presidente Macron? Le prime dichiarazioni sono, lui dichiara che la sua presidenza sarà sarà un presidente jupiterien. Jupiter è Giove. Dio. Come Dio guarderà senza intervenire, ma ovviamente determinando gli eventi. Una personcina modesta, che ha anche il senso delle proporzioni. No? E quali sono i primi provvedimenti del presidente Macron? Lo dico perché siccome siamo ridotti siamo tutti in questa specie di ubriacatura perché dobbiamo sperare in Macron contro non saprei quale. Primo provvedimento di Macron è del 7 gennaio è la iscrizione nel diritto comune dell'età di urgence. L'età di urgence è una quindi non lo dico in modo tecnico perché non saprei dirlo peraltro, poi chiedete a lui. Comunque sostanzialmente l'età d'urgence è stato introdotto negli anni 60 in Francia, attorno al 68, sulla questione algerina prima, è una sospensione, diciamo così, del diritto normale che regolamenta i poteri della polizia per situazioni di urgenza, che era stato riattivato dopo 40 anni in occasione degli attentati che hanno colpito la Francia qualche anno fa. Quindi, diciamo così, in età d'urgenza attivo la polizia, la magistratura, eccetera, lavorano senza alcuna forma di garanzia o di impedimento. C'era stato un dibattito che era appunto un dibattito legato all'ipotesi, alla possibilità di fare diventare l'età di urgence pratica normale, che era rimasto stoppato fino all'elezione di Macron, è il primo provvedimento di Macron. Durante le manifestazioni per la COP21, a proposito di questione climatica, eccetera, qualche centinaio di militanti ecologisti sono stati arrestati prima delle manifestazioni in via preventiva. Conosciamo Totò Cavalleri, fa tutte le manifestazioni, ci sono previste delle manifestazioni a Palermo per il G8, non so che, quindi la sera prima delle manifestazioni arrestiamo Totò Cavalleri per non sapere né leggere né scrivere. Capite che è un'aberrazione, capite che questo primo gesto mostra, diciamo così, uno strano volto illiberale di questi personaggi che si vogliono d'altra parte profeti neoliberisti. Secondo provvedimento di Macron, la soppressione dell'imposta sulla fortuna, l'ISF, patrimoniale, soppressione, è rimpiazzata da una rimpiazzata, diciamo, sui patrimoni resta quindi solo
l'imposta sulla proprietà immobiliare, ISI si chiama, che però è, viene dimezzata. Terzo provvedimento, nelle prime settimane, viene istituito un prelievo forfettario sulle rendite finanziarie che dimezza le precedenti forme di tassazione sulla rendita finanziaria che erano in vigore in Francia, e l'osservatorio sulla disuguaglianza del Ministero dell'Economia, del collettivo trotskista, calcola che solo questo terzo provvedimento nel 2018, per farvi capire, ha diciamo così, generato un guadagno che è calcolabile attorno a 96.000 euro annui per redditi che sono attorno a 400.000 euro annui. Persone che hanno un reddito nel 2018 hanno guadagnato 100.000 euro. In questo quadro si inserisce l'aumento di cui abbiamo parlato, ma questo quadro è accompagnato ovviamente, non c'è bisogno che ve lo racconti, da una continua e costante e fastidiosa retorica attorno all'assoluta necessità di costruire politiche di austerità, alle proposte sistematiche di tagli all'istruzione, alla cultura, alla sanità e urgentissima necessità di provvedere alla riforma del sistema pensionistico, sostanzialmente quindi a una politica di abbattimento, di aggressione frontale del welfare francese, che è un welfare incomparabile a quello italiano. Diciamo, il welfare italiano ha alcuni punti di forza, per esempio sulla sanità, che il sistema francese non ci sono, ma su molti altri settori il welfare francese è una grande macchina, molto complessa e molto solida. Ha un altro punto fondamentale che è ancora in discussione, ma che è stato annunciato all'inizio dalla presidenza Macron, è la soppressione di tutti i diversi modi in cui viene finanziata o sostenuta la disoccupazione, eccetera, che sono molto importanti in Francia. E quindi, insomma, questo Jupiter in realtà interviene, non guarda dall'alto dei cieli, e interviene per dire da una parte che dobbiamo tagliare perché non ci sono più soldi, non ha neanche bisogno di dire che glielo chiede l'Europa, anche perché l'Europa giovane non ha mai chiesto nulla. Si deve fare perché non ci sono più soldi, e questa è la modernizzazione, che si devono tagliare i posti nella scuola, nella sanità, nell'università, che il Ministero della Cultura deve risparmiare 5 miliardi l'anno per tutto il concretato, eccetera, eccetera, mentre mette in atto questo tipo di politica. Allora è dentro questa situazione che i Gilets jaunes fanno eruzione. E fanno eruzione con questa caratteristica di allargamento progressivo, e ad ogni fascia che acquisiscono cambiano di natura e di volto. C'è un capitolo del libro, l'ho scritto, ci abbiamo pensato, ma perché non è, e che sarebbe stato invece divertente scrivere, diciamo, avremmo potuto scrivere un capitoletto su come questo movimento è stato descritto nelle sue evoluzioni successive. All'inizio così, movimento pugiatista, corporativo, antiecologista, eccetera. Poi c'è stato il momento, iniziate le manifestazioni a Parigi, in cui invece il racconto cambia e diventa un movimento anarchico, di black bloc, di distruttori, e questo continua, diciamo, è una narrazione fortunata. Periodicamente invece diventa un movimento fascista, xenofobo, razzista,
E sarebbe divertente raccontare questo modo ondulante di descrivere, che in Italia voi in realtà lo vedete anche meglio di noi perché vi arriva proprio di, anche in relazione alle varie fasi, ai vari movimenti. Che cos'è? Beh, è difficile da dire, un po' ci troviamo nel libro, eccetera. Nel libro abbiamo provato a fare due operazioni, a raccontare un po' cos'è e a raccontare soprattutto, invece, un dibattito pubblico, anche, diciamo così, colto, che in Francia in tutti questi mesi si è svolto attorno al movimento dei Gilets Jaunes e che non ha guardato ai Gilets Jaunes né come con gli occhi dell'estetica della rivolta, la vetrina sfondata, eccetera, né con gli occhi della criminalizzazione. Abbiamo raccolto un po' di voci, riassunto un po' di voci di intellettuali, noti o meno noti, che hanno preso la parola, hanno scritto, hanno interloquito, sono andati alle assemblee, eccetera, da Etienne Balibaba, per dire i noti, Rancière, eccetera, per dire dei filosofi, ma per esempio all'OHSS hanno iniziato ad accumulare una serie di ricerche, articoli, inchieste sul movimento dei Gilets Jaunes, che è del tutto normale, l'OHSS, voglio dire, di cosa devono occuparsi le scienze sociali se non di quello che succede nella società, diciamo così. Ovviamente tutte queste voci, la complessità e anche le contraddizioni del fenomeno non è che mancassero o venissero taciute. Ma si diceva questo fatto diventa sempre più grosso, sempre più importante e sempre più complesso, e questa complessità va restituita. Se dovessi dirvi cos'è, lo farei con un aneddoto, due aneddoti, uno che del resto appartiene alla stessa serata. Totò dice: è un movimento leaderless, senza leader. La ricerca spasmodica di un capo del movimento è un altro dei tratti tipici della narrazione, diciamo, ufficiale del movimento. E fino, diciamo, alle cose comiche di Di Maio che viene a incontrare, però, per dire, quando il giorno che Di Maio è venuto, Di Maio e Di Battista, non so, sono venuti a incontrare, mi ha chiamato Angela Mauro, che è una mia vecchia amica, che è una bravissima giornalista dell'Huffington Post, e mi ha detto: ma senti, ma Di Maio qua è venuto a incontrare un capo fascista dei Gilets Jaunes, si chiama, non so neanche come, io. E dice: ma chi è questo qui? Ma io non ho proprio la più pallida, non ho neanche sentito mai parlare. Ma ha detto: aspetta che chiamo un po' di compagni, di gente. E ho fatto dalla Francia per capire chi diavolo fosse sto tizio, abbiamo dovuto passare per i giornali italiani, perché non si trovava da nessuna parte. Cioè, adesso non so, sì, certo era uno che aveva postato dei video su Facebook con Gilets Jaunes, e siccome funziona come vi ho detto, io me lo metto e sono Gilets Jaunes. Il movimento è leaderless, è vero, per un periodo, questa cosa mette in estrema difficoltà sia il governo, che a un certo punto è arrivato, il governo Macron ha fatto dal suo insediamento, ha costruito una politica di attacco sistematico e di distruzione dei corpi intermedi e soprattutto delle forze sindacali ufficiali. Non ci ha parlato, non ci ha voluto parlare, li ha schiacciati in tutti i modi. A metà del movimento, verso fine novembre, il presidente Macron ha fatto un appello patetico ai sindacati, e l'appello era più o meno: ma perché non li organizzateli, così ci abbiamo qualcuno con cui parlare per fare una mediazione, no? E Laurent Berger, che è ex segretario della CFGT, del sindacato bianco, diciamo, equivalente della CISL, ha risposto: lei non ha capito che questo movimento è mortale per lei e per noi, cioè noi non possiamo organizzarli. Ma soprattutto la CGT, quindi l'equivalente della CGL e altri sindacati
diciamo di sinistra, così, sono attraversati dal movimento, per il banale motivo che ci sono centinaia di migliaia di delegati in fabbrica, nei trasporti, ai mercati generali, eccetera, eccetera, che sono delegati sindacali della CGT e Gilets Jaunes, e che non chiedono al loro sindacato di organizzare i Gilets Jaunes. Il rapporto è diverso. Casomai portano dentro al sindacato elementi di dibattito che vengono. Ma la difficoltà è più profonda. Molti collettivi francesi, diciamo così, simili alla nostra formazione, collettivi antagonisti, autonomi, anarchici, che hanno una forma, come tutti, come siamo abituati noi, hanno in fondo, in piccolissima scala, sempre una forma avanguardistica, hanno un'enorme difficoltà, stanno dentro al movimento, hanno un'enorme difficoltà però a stare dentro questo movimento, perché questo movimento non ha bisogno di loro, sono loro che hanno bisogno del movimento. E il primo aneddoto è questo. Ovviamente, che cosa facciamo tutti noi? Sono le manifestazioni, non vi faccio le cifre dei feriti, dall'inizio della protesta sono attorno a 200 le persone che hanno perso o un occhio o una mano per effetto dei flashball, no? Che sono queste pallottole di gomma, che a quanto c'è anche un'inchiesta in corso, perché la polizia francese, il flashball non può essere utilizzato a meno di una certa distanza, perché sennò diventa letale, né soprattutto non va utilizzato, non possono puntare alla testa, e invece il fatto è sistematico. Più, insomma, invece andiamo sul migliaio se contiamo i feriti gravi e meno gravi. Noi tutti cosa facciamo noi? Scusate che vedo amici quando ero ragazzo. Cosa facciamo? Noi facciamo delle manifestazioni, repressione poliziesca, feriti, arresti. Cosa facciamo? Facciamo una serata come questa contro la repressione, no? Ovviamente. Contro la repressione, la brutalità. E quindi, e dove? Di solito, se possibile, in un centro sociale occupato. E quindi così si fa. Io vado una sera a una di queste cose dove c'è, come facciamo noi, l'avvocato. E poi c'è il politico, diciamo così, il compagno del collettivo, oppure l'intellettuale. E qualcuna di ste bestie deve testimoniare. No, in quel caso, Ali, che io ho conosciuto quella sera, Ali ha 25 anni, fa lo scaricatore di cassette di frutta al mercato di Rangis, che è il mercato generale di Parigi, è nero come il cioccolato, adesso però vi dico perché, è musulmano, non ha mai fatto politica nella sua vita, vive ovviamente nel 93, quindi estrema banlieue parigina, in una delle famose cité. Ali prende la parola nel dibattito dopo che il compagno del collettivo aveva spiegato la polizia, la repressione, la violenza, l'avvocato aveva spiegato la tragedia che questo rappresentava per i diritti e l'inciviltà. Prende la parola e dice, insomma, io comunque vi racconto il mio episodio, stavo andando alla manifestazione, mi hanno fermato, mi hanno identificato e hanno trovato una mascherina da piscina nello zaino, che ovviamente si portava per i lacrimogeni, eccetera, e quindi mi hanno portato in questura e sono rimasto 3 giorni. Ma prima lui dice, no, ma volevo finire, però io volevo, e dice, io vorrei dirvi che non è questo il problema. Io vengo da una cité della banlieue parigina e io la violenza della polizia la subisco da quando avevo 5 anni,
Insomma, lui diceva, non è che sono così tanto cattivi con noi gilets jaunes, in fondo, diciamo, nel senso che la mia vita è molto più violenta di così, da sempre. Vi racconto questo aneddoto perché vorrei che voi capite, cioè vorrei insomma, in qualche modo indicarvi. Voi vi immaginate quindi la determinazione di questo ragazzo? Cioè, non so se è chiaro che questo qui non si fermerà mai, diciamo così. Possono arrestare, ammazzare allineate, gli possono sparare in testa. Sono tutte cose che ha già vissuto. Fanno parte della sua giornata. Secondo aneddoto. C'è stato un dibattito complicatissimo all'inizio sulle banlieue. Sempre nella descrizione giornalistica. Però non ci sono quelli delle banlieue in mezzo ai gilets jaunes, ci sono i maschi bianchi francesi della Francia profonda, l'avete sentito, immagino. Quindi noi cosa facciamo? Noi che facciamo politica come si faceva fino a, come immaginiamo si debba fare? Organizziamo ovviamente un dibattito sulle banlieue e chi invitiamo? Le associazioni delle banlieue, l'intellettuale, l'avvocato, non so se invitiamo l'avvocato in questo caso, ma insomma. E qualcuno dei gilets jaunes. In queste ondate progressive di diciamo gente che si prende il movimento, c'è stato un dibattito tra due grosse associazioni parigine che sono il Comitato Rosa Parks e il Comitato Adama Touré. Adama Touré vittima di violenza della polizia, ucciso in banlieue, e la famiglia di Adama si è costituita in comitato per la giustizia, eccetera, e da anni fanno manifestazioni, notte, eccetera. Il comitato Adama Touré e la famiglia, la sorella, il fratello, a un certo punto hanno detto: ma può darsi, hanno fatto una conferenza stampa, hanno detto può darsi che tra i gilets jaunes ci sono organizzazioni, gruppuscoli fascisti, tendenze di destra, e ci sono state, c'erano moltissimo all'inizio, ci sono, ma siccome si tratta di lottare per la giustizia fiscale, per una vita degna e contro le politiche che vi ho descritto, noi non possiamo lasciare questo movimento a queste presenze. E quindi siamo anche noi gilets jaunes. E hanno iniziato ad andare in piazza. Il comitato Rosa Parks, che è un comitato invece più non viene da famiglie, ma un comitato molto importante, che fa un lavoro straordinario da molti anni, sull'antirazzismo, contro la repressione, e che però è un gruppo più politico, sulla base della discriminante antirazzista, insomma legittimissima discriminante antirazzista, ha detto: fino a quando non è chiaro il quadro, noi non andiamo. Dopo un po', quindi nel dibattito di cui vi parlavo c'erano i rappresentanti dei due comitati che dibattevano tra di loro, e il compagno del comitato Rosa Parks, che è veramente un compagno bravissimo, un franco-algerino, molto colto, eccetera, ha fatto un lunghissimo discorso dicendo sostanzialmente questo: il nostro comitato è un comitato che fa dell'antirazzismo il suo punto di mobilitazione propria, l'antirazzismo non è tra i punti fondamentali dell'agenda dei gilets jaunes, perché il movimento dei gilets jaunes è un movimento certo di gente défavorisée, eccetera, ma è un movimento di bianchi francesi, e quindi noi non possiamo partecipare. Ora il problema è che accanto a me c'era lì, che è francese, non è bianco, è musulmano, che mi ha guardato e mi ha detto, più o meno mi avrebbe detto più o meno, ma chi mi ha fatto venire qua? Che
devo ascoltare uno che spiega che io sono un bianco francese e che non c'è il problema dell'antirazzismo. E se ne è andato. In una di queste sere mi è capitato di cenare poi con il gruppo di Rangis, quindi il gruppo di Ali, che è estremamente composito, eccetera. E gli ho chiesto, ma come funziona questa cosa leaderness? E lui dice, vabbè, te lo faccio vedere. Ho preso il telefono. Del resto così è iniziato. Anche all'inizio era così. Come fanno delle persone che non hanno mai fatto politica, eccetera, a vedersi, anche per andare a mangiare la pizza? Fanno un gruppo su WhatsApp e c'è uno che scrive, ci vediamo domani a mangiare la pizza, e 5 rispondono, 3 no, 2 sì, e vanno a mangiare la pizza. Il gruppo WhatsApp di Ali, che è il collettivo dei Gilets Jaunes di Rangis, ha 1800 contatti e si scambiano messaggi 1800 persone da ottobre. Ogni giorno, quando mi ha mostrato il telefono, c'aveva 895 messaggi non letti. Ogni giorno si scambiano messaggi. Che c'è scritto in questi messaggi? Alle 8 di mattina c'è scritto, buongiorno, come state? Giovanni, con tuo marito hai fatto pace, perché è importante che viene, che domani c'è l'assemblea. Così. Poi, alle 9:30 i messaggi diventano. Hai letto il giornale? Ah, il ministro, hai visto che ha dichiarato? Cioè, sostanzialmente, noi stiamo parlando del fatto che in Francia, da ottobre a oggi, siamo al 19esimo sabato, c'è una specie di stranissimo e complicatissimo esperienza di, non saprei come chiamarlo in un altro modo, politicizzazione di massa, che non è mediata da alcuna forma organizzata che noi conosciamo. Ci sono migliaia di persone che tutto il giorno comunicano tra di loro e commentano l'attualità politica e in particolare il modo in cui il mondo politico, eccetera, parla di loro. Non so, ma la roba mi pare interessante. Ecco. E così funziona. Così funziona costantemente. Dico, ma fate riunioni? Poche. Solo quando serve. E quando serve? Per fatti concreti. Perché se no, che bisogno c'è? Comunicare, comunichiamo tutto il tempo. Per il resto lavorano. Serve perché se c'è un sabato particolarmente importante, ogni gruppo WhatsApp, adesso sarebbe WhatsApp o un'altra delle migliaia di possibilità, ha bisogno di, perché, non so, le composizioni sono diverse, anche in alcuni, a Parigi ovviamente le presenze, tra virgolette, politiche sono dei collettivi, cioè sono di più organizzate, più eterogenee e molto più, diciamo, sostanzialmente a sinistra. E però ci sono per esempio problemi di pratiche, perché per esempio a lì non gliene frega assolutamente niente di andare a sfasciare un bancomat, perché proprio non se ne frega niente. A lì vuole che Macron si dimetta e che finiscano queste politiche. Ma non ha niente in contrario col fatto che sia qualcuno che basta che glielo dice. Però. Allora, per dirglielo serve una riunione, per esempio, non so. Oppure, ci sono una miriade di eventi non raccontati dalla stampa, soprattutto in Italia, figuriamoci. Per esempio, il gruppo di Rangis, da circa ormai 5-6 sabati, ha iniziato, si chiamano atti, no? Atto 1, atto 2, atto 3, atto 18, atto 19. Ha iniziato gli atti la notte, bloccando il mercato generale di Rangis. Non so se voi capite cosa significa bloccare i mercati generali di Parigi, ma Rangis è una città. E quindi fanno blocchi, picchetti, anche sono metodi, diciamo, classici, ma il problema è che lì non l'ha mai fatto prima.
E ovviamente facendo il picchetto a Rangis incontra pezzi sindacali, ci discute, accumulano elementi di discussione. Durante la scena, poi per esempio, non so se avete letto, ma un'altra esperienza molto interessante è a Commercy, dove hanno costruito questa cosa che chiamano l'assemblea delle assemblee. È in occasione del lancio del Grand Débat National che Macron ha proposto, loro hanno detto: vabbè, tu fai il Grand Débat, noi facciamo l'assemblea delle assemblee in tutti i territori, facciamo noi la nostra discussione sulle priorità, eccetera. Oppure, questo sul manifesto, c'è stato postato un articolo molto interessante su Saint-Nazaire, dove il gruppo Gilets Jaunes di Saint-Nazaire e pezzi sindacali stanno costruendo una casa del popolo. Oppure a Caen, dove a dicembre il gruppo dei Gilets Jaunes chiede una sala per fare un'assemblea e nessuno gliela dà. E chiedono, non potevano neanche chiedere al parroco perché in Francia non ce ne erano rimasti tanti. Però insomma non trovano nessuno. E quindi finiscono a riunirsi dove? In un squat, in un posto occupato da dei sans-papiers. Come dire, per i Gilets Jaunes di Caen questa cosa costituisce un incontro che rende inascoltabile allora qualsiasi posizione razzista, xenofoba, eccetera. Perché? Perché i sans-papiers sono quelli che ci hanno fatto fare l'assemblea, non per un altro motivo. Se non c'erano loro non avevamo dove riunirci. Non c'è un altro motivo. Ma da lì allora diventa, ma allora questi... la lotta che loro fanno diventa la nostra. Diciamo, non so se... Io la organizzerei come una discussione per cui chi ha domande, contributi, interviene. Intanto parto io con una domanda. Rispetto a tutto quello che è successo nel 2016 col movimento contro la riforma del lavoro, in che modo affinità e divergenze? E come anche tra questi due momenti, tra Loïc Laval e Gilets Jaunes, di mezzo ci sono state comunque le elezioni? E come questo passaggio, cosa ha comportato questo passaggio? Tutti i cicli, gli ultimi cicli, anche qua Totò aveva pubblicato su Facebook, nella pagina, ha detto questa bella frase con la quale inizia l'articolo Judith Revel, che è la Francia è quel paese... dove si dice che la Francia è quello strano paese in cui niente esiste finché un giorno tutto esplode. Questa è un'altra cosa tutta francese, vera. Tuttavia, esplosioni ce ne sono state negli ultimi almeno 5-6 anni in Francia, molte. Attorno agli attentati terroristici, poi tutta l'esperienza degli début, poi le proteste contro la Favage, poi insieme a questo delle lotte molto importanti di studenti medio universitari, tutte sottoposte a repressioni violentissime, polizia, con alcune scene davvero inquietanti, soprattutto nelle università. C'è persino un preside indagato perché è entrato con il passamontagna assieme alla polizia per sgomberare un'aula magna occupata dagli studenti, picchiando gli studenti. Credo un docente di diritto. Hanno fatto male a non picchiarlo. No.
queste fasi è emersa questa questione, si diceva qual è la soluzione, qual è, come possiamo dare durata, la durata si dà perché costruendo la convergenza delle volte. Qual è la forma che debba prendere questa convergenza? Dobbiamo fare una lista alle elezioni? Come ragioniamo noi? No? Allora, se c'è un rapporto tra questa lunga durata di lotte, manifestazioni, avvenimenti e i gilets jaunes, io direi di sì. È dovuta al fatto che tutti quelli che hanno partecipato a quelle fasi sono oggi sostanzialmente dentro il movimento dei gilets jaunes, e al secondo punto è che la convergenza delle lotte l'hanno realizzata loro, senza proclamarla, attraverso appunto questo meccanismo dell'assemblaggio progressivo, che anche permesso, diciamo, noi nel libro il libro appunto, come ho detto, è scritto più o meno a dicembre, fine dicembre, insomma, abbiamo molto stressato il fatto di non tacere le ambiguità, e comunque vedete, anche perché questa cosa viene registrata puntualmente dalla stampa, che non mancano finché il Kraut che viene insultato con insulti xenofobi 3-4 sabati fa, e ogni volta questi sono veramente gli eventi clou che la stampa traduce, diciamo, e riproduce. Devo dire che appunto questa progressiva convergenza per assemblaggio ha anche molto, dal mio punto di vista ovviamente, tra virgolette, pulito il movimento, che è oggi quasi estraneo a presenze ingombranti di quel tipo. Ma io vorrei che insistere su questo punto. Questa pulizia non avviene né sul terreno ideologico, né identitario, né per una decisione, avviene sul terreno della pratica. Si assumono e si costruiscono esperienze che di per sé rendono impossibile diciamo così, una traduzione a destra di questo movimento. Ovviamente gli elementi, diciamo così, il tentativo di captazione è costante, continuo, senza sosta, in particolare più si avvicinano le elezioni europee, più l'elemento elettorale viene stressato dalla comunicazione e dal dibattito. L'ex braccio destro di Marine Le Pen, che si chiama Philippot, che è un curioso personaggio, secondo me estremamente interessante per analizzare la nuova destra europea, e che ha fondato un suo proprio movimento di estrema destra, ha depositato per le elezioni europee un simbolo di una lista che si chiama Gilets Jaunes. Non hanno neanche il problema di rispondere a questa cosa, non so come dire. Non mi ricordo più qual era, se mi sono perso, se ho risposto alla tua domanda, ma insomma più o meno questo elemento della, come dire, la natura progressiva, democratica, mettiamola così, del movimento si dà attraverso l'esperienza, che intendiamoci, un'esperienza complicatissima. La storia dei media, l'ho detto, passano la giornata a commentare, a parlare, a scambiare, ovviamente il modo in cui parlano, scambiano, commentano, è una grande piazza pubblica, vera, per cui c'è di tutto, nei commenti, nelle posizioni, nei modi di ragionare, però il fatto è che i gilets jaunes ci danno la possibilità di tornare ad alcuni fondamentali, leggere la dinamica politica francese ed europea, e anche ci dicono la lotta sociale è lotta sociale, la lotta di classe, vogliamo dire lotta di classe, la lotta di classe è lotta di classe, e si dà, c'è sempre, la fanno i proletari ogni tanto quando ci riescono, la fanno quelli che stanno sopra costantemente, ogni giorno, e non è di per sé la panacea di tutti i mali.
ma dentro alla lotta si può costruire esperienza politica. Questo è l'insegnamento dei Gilets Jaunes. Difficile da capire. E la cosa più istruttiva, forse quello che dovreste fare per capire questa difficoltà, è parlarne con, non con un vecchio ex militante come me, che ma con un militante classico di un collettivo antagonista francese. Tutta la difficoltà che lui ha, perché è paradossale, ma lui ha la stessa difficoltà di Macron. Non capisce chi è il capo, non capisce come decidono, non capisce dov'è il potere in questa cosa. Il potere in questa cosa è nell'esercizio che questa cosa produce costantemente. Ed è forte, perché per quanto il sistema politico francese, in particolare la posizione di Macron, sia sostanzialmente blindato, sapete che il Presidente della Repubblica francese non può, non è possibile chiederne le dimissioni, diciamo per via istituzionale, si può dimettere, ha fatto De Gaulle nel 68, si decide lui di dimettersi, ma può sciogliere l'Assemblea nazionale, può convocare elezioni, può fare il rimpasto di governo, ma non c'è un modo per farlo dimettere. E tuttavia esiste questo dibattito, cioè se Macron debba dimettersi o no, dentro alla sfera istituzionale, perché non c'è un deputato nazionale francese che possa ormai oggi fare un'assemblea nel suo collegio elettorale e spiegare ai suoi elettori quello che sta facendo senza essere travolto dalla presenza capillare . Quindi Macron riceve invece lui una pressione di gente che gli dice: io non mi candido più perché non posso. Una sociologa bravissima che ho citato, è citata nel libretto, aveva tirato fuori questo dato, avevano fatto un'inchiesta tra i sindaci e il 70% dei sindaci in carica. In Francia non c'è limite di mandato per i sindaci, c'è gente che è sindaco da 25 anni. Beh, smetti. Anche a Palermo. Lo è senza sosta. Vi sembra lo stesso perché ci assomiglia, ma non lo stesso, è più grasso. No, il 70% dei sindaci in carica ha dichiarato ai propri partiti rispettivi che non vuole ricandidarsi perché non può. Cioè, questa è la pressione che questa roba produce. Intanto diamo un abbraccio a Luca che ha appena tornato da Lampedusa. Tra l'altro ha sposato mia moglie. È attivo o passivo, lo dico. È viceversa comunque. Cioè. Eccola. Ci sono qua i tuoi due mariti. Io. Un abbraccio anche a Alessandra. Sì, faccio l'ultima domanda e poi passo la parola agli altri. Nel libro si insiste molto sull'interrogarsi sulle prospettive, sulle linee di fuga. Leggo tre citazioni. Intanto, grazie Dario. Intanto la questione dello spezzare il doppio vincolo tra sovranismo razzista e neoliberismo autoritario. Ti faccio queste tre domande perché sono domande che permettono di spostare l'attenzione dalla Francia e provare anche a capire di cosa ci parla questo movimento. Perché ovviamente quando parliamo di Macron e Le Pen, la traduzione italiana sarebbe sì troppo facile. Appunto, tra un sovranismo razzista e un liberismo autoritario è anche banale. E ti do il là, riportando due frasi del tuo contributo. Primo, che sono entrambe però citazioni che fai. Primo, quando inviti a
prendere i gilet gialli sul serio. E leggo, anche a proposito di populismo, di come, di cosa vuol dire prendere sul serio quella rabbia sociale, la citazione che facevi di Balibar, che va in là rispetto all'interpretazione di questo, di quanto è avvenuto come un movimento, come un'espressione del popolo, come quali categorie, si insiste molto sul concetto di moltitudine nel guardare a quanto è successo, a partire da un'affermazione di Balibar. La competenza del popolo è il postulato della democrazia, mentre l'ignoranza e la bestialità del popolo sono il postulato oligarchico. E in questo senso mi sembra molto importante l'invito a prendere sul serio. Allora, spezzare il doppio vincolo è un po' quello che ho provato a raccontarvi, cioè contro cosa reagisce questo. Anche lì, forse dobbiamo di nuovo invertire una cattiva abitudine. La cattiva abitudine secondo la quale i grandi movimenti di massa si danno in risposta difensiva al fatto che subiscono una politica. Mentre questo, quando noi abbiamo detto proviamo a prenderlo sul serio, a interrogarlo questo movimento, abbiamo provato a scegliere il movimento dei Gilets Jaunes come punto di vista a partire dal quale guardare alle politiche, per esempio, di Macron. E quindi guardare le politiche di Macron come risposta a un fenomeno che non riesce a contenere. Non riesce a contenerlo perché, appunto, si rifiuta. È uscito in questi giorni un libretto di che è il direttore di Mediapart sui Gilets Jaunes, credo che sia il primo libro sistematico, diciamo, che inizia con una introduzione molto, molto intelligente, dove lui dice perché Mediapart, quando appunto il movimento dei Gilets Jaunes era molto periferico, non c'erano state manifestazioni a Parigi, eccetera, ha mandato i giornalisti. Perché ci siamo detti, c'è un discorso ufficiale che destina questa cosa a un esito. Questi sono i nuovi elettori di Trump. Questi chiedono le dimissioni di Macron, è vero. Le dimissioni di Macron significano l'elezione di Marine Le Pen, adesso per dire. E lui fa questa introduzione e dice, noi abbiamo pensato che in realtà non è vero che questa previsione si possa fare. Può darsi che il movimento dei Gilets Jaunes arrivi persino a far dimettere il Presidente della Repubblica, sarebbe un fatto. Credo che l'unico antecedente sia davvero De Gaulle 68-69, se non sbaglio. Ma questo non è detto che significhi, diciamo così, non è detto che i grandi movimenti di massa debbano autoingannarsi per forza. Può darsi che da questo movimento nascano proposte importanti di ricostruzione, riforma anche del sistema istituzionale francese, delle forme di organizzazione della politica, eccetera. Può darsi. Di nuovo, non prevediamolo. Quello che si può prevedere, invece, scrive, è che questi continueranno a lottare. E quindi dentro a quella cosa bisogna in un modo o in un altro stare. Quindi in questo senso spezzare questo doppio vincolo, che è in realtà un sovranismo, fascismo, neoliberismo. Allora, due cose. A gennaio, su proposta di Macron, di nuovo, è stata approvata una nuova legge dopo l'ennesimo sabato, nuova legge anticasseur, dispositivo età di urgenza è già nel diritto comune, legge anticasseur
che iscrive nel diritto penale il delitto di manifestazione non autorizzata, guardate che è un fatto enorme, diventa reato penale. Se voi organizzate una manifestazione, dove per manifestazione può anche essere un picchetto di 10 persone, senza comunicarlo e concordarlo con le forze, state commettendo un delitto penale, andate a prendere sul penale. Inventa un delitto straordinario che per gli appassionati lettori del mio suocero è il delitto di passamontagna. Delitto penale in Francia, indossare un passamontagna durante una manifestazione. E istituisce quello che si chiama, questa è un'estensione dell'età di urgence, sono delle misure che vengono prese, che sono state prese nella lotta antiterroristica contro gli attentati terroristici, il fichage sistematico dei militanti riconosciuti. Il fichage è sostanzialmente la composizione di un dossier. In Italia sarebbe il fatto che il Ministero degli Interni ha diritto di costituire un dossier su Totò Cavalleri, che è un militante riconosciuto, aggiornarlo e spiarlo costantemente, metterlo sotto, cioè trattarlo come si tratta il fichage, in Francia ci sono i fichage per i terroristi o per i potenziali, cioè chi è già commesso o potenziale, per cui sono soggetti sotto osservazione. Caso tipico è il giovane di religione musulmana che frequenta quella tale moschea e che è andato a fare un viaggio in Siria ed è tornato, non ha commesso nessun reato, non ha mai, il ministero sospetta che possa radicalizzarsi, come si dice, e quindi lui è sotto fichage, che sono poi questi fichier, questi dossier sono ordinati per grado di pericolosità. Questa cosa da gennaio in Francia, su proposta del presidente Macron e del suo governo, quindi esattamente del rappresentante di quello che dovrebbe salvare l'Europa dall'avanzata delle destre fasciste, è per legge, può essere fatto sistematicamente per militanti politici, può essere anche il dirigente sindacale, quindi questo doppio vincolo, questa alternativa diventa, non voglio ovviamente cadere nella volgarità di dire che Macron e Le Pen sono uguali, io sto semplicemente provando a dirvi che questa alternativa traballa sempre più. L'ultima puntata di questo grande del grande tour che Macron ha fatto nei territori di Francia per incontrare i cittadini, è stata fatta in diretta televisiva, eccetera, eccetera, ed era il grande bar con gli intellettuali. Il presidente Macron che per 6 ore ha discusso in diretta con una 60 di intellettuali, professori universitari di diritto, di economia, di sociologia, sulla cultura, sulle riforme, tante. In un passaggio del grande bar, Macron dice che pensa che una delle riforme possibili che possono dare un senso ai francesi della grande trasformazione che questo governo vuole imprimere nel paese è l'introduzione di una flat tax, non so se avete sentito, e che l'altro elemento è che lui dice che ovviamente è molto sensibile invece alla sofferenza dei meno favoriti, sa che c'è un problema di occupazione nel suo paese e che quindi pensa che sarebbe necessario introdurre una forma di reddito, ma non come diceva Hamon, il candidato socialista, cioè un reddito universale di cittadinanza, ma una misura di reddito che permetta di alleviare, di distribuire un po' di ricchezza, che deve essere però pesantemente vincolata a un meccanismo di doveri rispetto a forme di impiego che ovviamente gli uffici dell'impiego si periteranno di proporre. Adesso, siccome Macron è grande antagonista europeo del governo italiano, se tu questa cosa la guardi dai gilets jaunes,
siccome i Gilets non gliene frega nulla che Salvini si dica leghista, fascista, o Macron si dica liberale, democratico, quelli guardano i fondamentali della politica, di nuovo questa lezione la impariamo. Quindi questo doppio vincolo, questa spezzare il doppio vincolo e anche dirsi che questo doppio vincolo traballa e che qua si tratta in un modo o in un altro di reinventare forme di partecipazione, di costruzione democratica, di difesa di civiltà che nessuna forma politica attualmente in campo è in condizione di produrre. Ma perché, scusatemi, Marchionne fa su un altro terreno una cosa diversa, o dà un esempio di come ci si organizza, cosa si può fare, perché, per come? E vi pare un caso se Salvini se ne sta fregando altamente di qualsiasi comunicato stampa di Tizio, Caio, Sempronio, interpellanza parlamentare, cioè, e invece non può fregarsene di quell'iniziativa? Non è un caso. Come Macron non può fregarsene dei Gilets Jaunes, non può, è in diretta interlocuzione o conflitto. E di nuovo è un fondamentale della politica. La politica è conflitto. La politica non è pacificazione, armonia, non lo è mai stata. Non ci crede neanche Veltroni, guardate, non ci credo io. Non è così. Politica è organizzazione di interessi contrapposti. E tra uno che attraversa il Mediterraneo e rischia la vita e un ministro che dice chiudo i porti, ci sono interessi contrapposti e anche livelli di civiltà contrapposti. Punto. Non c'è molto da... E la politica si fa schierandosi ogni giorno, su ogni punto, e costruendo esperienza collettiva sulla base di come ti schieri, delle esperienze che fai. Per chiudere, quando mi sembrava molto preziosa quella frase di Balibar, che è stato, Etienne Balibar è stato uno dei più generosi, è uno dei primi a prendere la parola in pubblico scrivendo sui giornali, ma secondo me questa cosa, bella o brutta che sia, sta ponendo un tema alla democrazia francese. E quella frase sulla competenza del popolo è il postulato della democrazia, e l'ignoranza del popolo è il postulato dell'oligarchia, è estremamente preziosa. Competenza del popolo significa questo, significa che assemblaggi bizzarri, complessi, illeggibili, confusi, di poveracci, gente in difficoltà, senza lavoro, precari o laureati, coltissimi, si possono dare e possono costruire democrazia. Non abbiamo bisogno del professore della Bocconi, del tecnico o dell'ENAC, come si dice in Francia, come garanzia democratica, al contrario. Questo tema. Io farei un giro di interventi, contributi. Marco. Che grado di, intanto se è una forza che parteciperà al voto.
ammesso che si possa poi studiare come soggetto univoco? Se sì, dove? Cioè io sono abituato a pormi quella domanda, ho capito, ma poi c'è un momento di occupazione di uno spazio politico che è quello che si fa attraverso le elezioni. E mi domando, questa cosa quindi è completamente fuori da qualunque partito attualmente esistente in Francia? E siccome appunto però sì, non abbiamo bisogno dei professori della Bocconi e neanche di quelli dell'Università di Palermo, che sono io, quindi non lo dico da solo, per fare politica, però è pur vero che non per forza diciamo, il proletario è progressista, no? Quindi poi c'è bisogno. E vorrei capire se appunto voi che esito immaginate. Su questo io ho una, sempre con macro categoria 800 e 900esche, ho un timore. Io non penso che nessuna forza realmente democratica oggi possa identificarsi con la battaglia antirazzista. Però è vero che il razzismo è un discrimine, cioè nella storia del Novecento europeo queste formule che non si capiva bene dove andavano, sulla base del razzismo decidevano se stare a destra o a sinistra. E si può discrimere su queste forme molto importanti in termini di numero che occupavano spazi all'inizio ambigui, non ben definibili, il razzismo, soprattutto in Francia, veramente, soprattutto in Francia. Il razzismo e l'antisemitismo sono stati un discrimine che hanno fatto andare le cose da una parte o dall'altra, un po' come in Spagna l'anticlericalismo, così arriva la grossa. E quindi, forse, sì, capisco il discorso che tu sulla rappresentazione della stampa, effettivamente l'episodio dell'aggressione al professore, cioè su base antisemita, è stato molto pompato, però quello mi domando da questo punto di vista la collocazione del movimento, voi come la leggete, perché secondo me questo è per la storia francese, per la storia del Novecento francese questo è un aspetto non tanto secondario. E ripeto, io non sono uno che pensa che sinistra equivalga in toto all'antirazzismo, però quell'aspetto credo che storicamente abbia definito le cose in caso di dubbio. Mi domando voi che lettura ne facciate. Andrea? La mia è in continuità forse con quella di Matteo, cioè volevo continuare il gioco delle analogie e differenze che proponevi poco fa, a Marco gliel'avevo anticipato, però gli elementi in gioco sono due per la domanda che dovevi farti, cioè movimento nella storia recente, quello delle primavere, della primavera o delle primavere arabe, che aveva questa forma anche senza leader, questo tipo di organizzazione orizzontale, e che nel momento della resa dei conti, secondo le categorie tradizionali, si è risolta in poco, per ragioni storiche, politiche molto diverse, però diciamo che è stata una prova problematica. Storia contemporanea, il movimento dello sciopero per il clima, che diciamo, la sinistra italiana lo snobba, come ha sempre snobbato questi temi, però mi ricordo una telefonata con Totò in cui cercavo di organizzare la presentazione di un libro che affrontava il tema e non abbiamo trovato una persona che da sinistra se ne occupi. Però è un movimento che si organizza in maniera orizzontale, senza leader, ha fatto scioperi in 120 ha fatto scioperi in 120 città in tutto il mondo, dico, è un fenomeno di una certa entità, anche superiore a quello dei Gilets Jaunes o a qualunque cosa abbiamo visto nella storia recente. Ecco, quali sono, come si inquadrano i Gilets Jaunes? C'è uno degli slogan che mi sono piaciuti dei Gilets Jaunes, è fin du monde, fin du moi, même responsable, même combat. Come funziona? Cioè, il Brizio non l'ha capito. fine del mondo, fine del mese, stessi responsabili, stessa lotta. Qualcun altro? Proviamo a fare un unico un giro di interventi, così ora chiudiamo. Cristina? Davide, senza microfono, ad alta voce? Cioè la nostra la vicinanza di queste contingenze politiche secondo me è data da una circostanza che si chiama Unione Europea. Stasera non ne abbiamo parlato tanto, cioè nella misura in cui sei all'interno di un certo tipo di Europa che non ti permette per via
via di un certo tipo di politiche economiche e di una cessione di prerogative nazionali, cioè un lettore di Repubblica medio che confonde completamente le due cose. Sì, capisco che quel problema non è sentito, a Bologna tutti leggono Repubblica e quindi con una persona che si considerava di sinistra è impossibile criticare l'Unione Europea. Quindi quello che mi chiedo è, secondo te, da questo punto di vista, in Francia la cosa è diversa o l'opposizione è completamente rivolta verso Macron? Cioè, pensi che ci sia più contezza di questo? O che questa opposizione, una volta destituito Macron, possa svilupparsi su un piano che io ritengo più pertinente o no? Cristina, Pietro, l'ultimo Chiara. Scelgo due cose tra tante che vorrei poter dire, una forse un po' in continuità con quello che diceva lui, cioè posto che è molto chiaro che è completamente post-ideologico questo movimento, nell'Unione, diciamo, il tema che mi sta a cuore è capire come si sta insieme e come si lotta insieme. Allora mi chiedo, in questa Unione che nasce dall'opposizione alle politiche fiscali di Macron, si può rintracciare una visione del mondo comune, non c'è una coscienza politica, un universo valoriale, ma c'è una visione di quale potrebbe essere la giustizia sociale alternativa a quella della politica fiscale in corso. E la seconda questione, tu hai detto, può essere descritto come un grande esempio di politicizzazione di massa, in cui mi è sembrato di capire c'è una rappresentanza forte di seconde generazioni o comunità migranti. Una cosa di cui si discute molto, secondo me in termini spesso sbagliati nei contesti militanti, è come politicizzare, no? Le comunità migranti, come aiutare a sviluppare una coscienza politica, e quando lo facciamo ci ragioniamo dal punto di vista di quella che è per noi l'avere una coscienza politica, le forme di lotta, eccetera. In questa politicizzazione di massa in corso, in questo movimento, c'è anche una possibile soluzione o una via da percorrere insieme alle nuove comunità migranti? Pietro? Sì, no, non c'è più nei microfoni. Mi ha colpito molto quello che tu dicevi sul deputato X che non può più diciamo, esercitare la sua attività politica tradizionale perché questo movimento scardina completamente le sue categorie della politica, che sono otto novecentesche. E questo già va benissimo. Cioè, se questo movimento ottiene questo risultato, già va bene. Che ci sia anche un altro risultato di cui tu parlavi è probabilmente anche quello di sottolineare che è il re è nudo, perché se Macron diciamo, propone cose come la flat tax e il reddito di cittadinanza in altra salsa, e invece questi due elementi, cioè Macron e il nostro governo, vengono rappresentati come opposti, è chiaro che un movimento del genere che non è interessato all'argomento dice il re è nudo, guardate che sono uguali, e anche questo già va bene. Però tu parli anche di hai parlato anche di convergenza delle lotte, e qui però invece viene il quesito che pone Matteo. Convergono le lotte, ok, convergono tutte in un unico calderone, ma quando in questo unico calderone ci stanno istanze opposte o contraddittorie, come la mettiamo? Per voi filosofi è chiaro, è una cosa estremamente interessante, bella, piacevole da analizzare con le categorie della filosofia e della politica. Per chi fa lo storico invece è un po' diverso, cioè io voglio sapere come la mettiamo con gli opposti che stanno dentro lo stesso calderone. Come se la gestiscono loro e come secondo te diciamo, va avanti questa cosa? Questo voglio sapere. Prima di dare la parola a Marco, ti incomincio a rispondere. Ma un conto è lo storico. Un conto non può insegnare la storia prima di farla. Cioè, non puoi decidere l'esito di
più una cosa come questa, ma in generale. Ma infatti non è che questo l'esito, detto tu che pensi, che prevedi? Ora, nel libro ci sono molte indicazioni che affrontano per categorie tutto quello di cui stiamo parlando. C'è un piano di immanenza, c'è un potere costituente. Io gli avrei risposto solo che lui è storico delle religioni, non è storico, quindi con gli opposti, le cose assurde, diciamo, dovrebbe avere una certa familiarità, ma vabbè. Allora, diciamo, allora, provo a, poi se non rispondo a qualcuno mi dite, ma il re nudo, sì, è uno, questo è un dato, cioè nel libretto secondo me uno degli articoli più interessanti è quello di Michael Hart, perché non è un articolo sui Gilets jaunes, eccetera, ma è un quadro interessante sulla, diciamo così, crisi dei sistemi di governance internazionale, che tenta di fare questa lettura di continuità tra Trump e in parte alcune delle cose che succedono in Europa e la legge, per dirla, non voglio rendere volgare il ragionamento di Michael che è molto più ricco di così, però voi vi ricordate, perché l'avete vissuto, l'abbiamo vissuto, voi vi ricordate la potenza anche, come dire, visionaria, il futuro promesso dal grande ciclo neoliberale, diciamo, degli ultimi 20 anni di politica, ve li ricordate? Da Blair in poi, diciamo così. La narrazione politica, la proposta, o comunque il tono della proposta politica, tanto di Blair che di Sarkozy, che di Berlusconi, che dei nostri governi di centrosinistra, che era un tono, una promessa di felicità. Sbaracchiamo il vecchio mondo, liberiamoci da alcuni elementi, da alcune pesantezze che rendono, che strozzano la crescita e apriamo un nuovo sistema economico, sociale, politico, dove più dinamico, più leggero, che più capace di aderire a questa società. Io mi ricordo che ero stato particolarmente colpito dal primo discorso di Sarkozy quando è stato eletto la prima volta, che era un discorso che mischiava un neoliberismo estremo a proprio la pomposità, la retorica del presidente francese. Una promessa di felicità, oh! Ma questo tono non c'è più. Cioè, Macron non ha un problema, non può averlo. Non dice andrà meglio, dice è un disastro. Movimento dei Gilets, seppure Macron avesse avuto e ha avuto alcuni toni di propaganda più posticcia, ma la Renzi, incomparabili. Guarda che la narrazione di Renzi che ha tanto incantato per un brevissimo, per quanto è durato? Meno di un anno questo fenomeno è durato. Ma anche quella narrazione nel punto più forte era una narrazione debolissima rispetto a era in continuità con il resto, ma sempre più rachitica, no? Se ci fosse stato bisogno di cacciare, di buttare giù l'ultima così patina su questo neanche più sogno posticcio, sicuramente questo movimento l'ha fatto. Secondo punto, previsioni non ne fa. Perché sarò anche filosofo e la filosofia sarà anche, non so, è che hai frequentato una facoltà pessima dove insegnavano pessimi insegnanti. Ci siamo laureati. Ma comunque la filosofia e la previsione non hanno nulla a che fare, né la filosofia e l'astrazione, se è per questo, ma questo è un altro discorso. No, ma non le faccio perché non è serio, ovviamente, farle. Posso dire delle cose, però. Questione elettorale. Allora, diciamo, provo a
dire così noti. Prima cosa, le elezioni ci sono fra un mese e mezzo, non sono elezioni politiche, ma sono elezioni europee e si conteranno proposte politiche in campo. Su questa cosa, solo perché mi è capitato per sbaglio, come sapete, di bazzicare ambienti politici per qualche tempo, una previsione azzardo da fare, ma insomma non è molto difficile. Secondo me, il movimento En Marche del presidente Macron si prende una sberla micidiale alle elezioni europee, deciderà di dire che le europee non c'entrano con le politiche, non lo so, deciderà di andare in televisione e dire ho capito, mi arrivo, non lo so, non ho idea. Prenderà, sarà una sberla potente, non so neanche come farà a comporre le liste. Lui come altri, poi. Come va la Francia a queste elezioni? La Francia va a queste elezioni con il movimento di Macron in queste condizioni e poi credo a sinistra un quadro da fare invidia all'Italia, credo che sia una decina, una quindicina di liste che si presentano, diciamo, in competizione l'uno con l'altro, più una lista dei Verdi, forse due liste dei Verdi, eccetera, eccetera. Quali sono le liste o qual è la proposta politica che indipendentemente dal quadro, che poi ci torno ovviamente, si presenta alle elezioni europee più ringalluzzita, più, e che mi pare assai probabile che riuscirà a capitalizzare un risultato importante provocando una scossa, terremoto sul quadro politico francese ed europeo, il Front National di Marine Le Pen. Previsione, alle elezioni europee Macron prende una sberla e Le Pen prende un pacco di voti, secondo me sì, del resto non vedo perché non debba essere così. Il fatto è grave perché la Francia non è la Grecia, non è manco l'Italia, non è... Qual è il rapporto tra i Gilets Jaunes e i movimenti elettorali? È un rapporto di sistematica difesa. È giusto e sbagliato? Diciamo, secondo me è giusto, secondo me è sbagliato? Io sinceramente non lo so. Ovviamente per quel poco, per la mia storia politica, così mi piacerebbe che non fosse così. Però lo capisco. Capisco che questo movimento si difenda da qualsiasi, in questo momento, si difenda da qualsiasi forma di... ripeto, si tratta di un conflitto politico. Conflitto politico, è vero che le elezioni fanno parte dei luoghi della politica e dei modi di gestire, costruire e interpretare il conflitto politico. Ciao Adam, grazie. Ma non è l'unico, è uno dei modi. Questo è un conflitto politico lungo il quale l'antagonista di questo movimento, cioè in prima persona il presidente, non ha fatto altro che sfidarli a venire sul suo terreno. Guardate, in Italia con 5 Stelle è successo la stessa cosa, c'è quel genio di Fassino che ha detto facesse un partito e vediamo, che noi Fassino è un intelligente Fassino, no? Non siamo contenti che sia venuto di fronte. Quelli hanno detto va bene. Questi dicono no, io non gioco sul tuo terreno, in ogni caso non adesso. In questo momento io ti dico, tu devi andare via, ma non tu, Emmanuel Macron, nato a... Queste politiche che tu interpreti e che io quello che vi ho raccontato sono gli elementi salienti. Da una parte forme sistematiche di criminalizzazione di ogni forma di partecipazione, insomma forme autoritarie, neo-autoritarie, e dall'altra parte una politica che è fondata sistematicamente sul trasferimento della ricchezza da chi ha di meno a chi ha di più, questa roba qui non funziona più. Non ci credo.
crediamo più. È interessante che da alcune, appunto, quelli che hanno provato a fare un po' di terreno, non tanto i militanti, ma sociologi, interviste, gli studi su che cosa hanno votato alle elezioni politiche quelli che oggi fanno i Jason e che hanno votato, qual è il risultato? Questo è un classico della sociologia, che siccome diceva lei, qual è il risultato secondo voi? La percentuale di astensione è in media la percentuale di astensione che c'è stata alle elezioni politiche tra i Jason. La percentuale di quelli che hanno votato Front National in media è la percentuale di quelli che, la percentuale che ha votato Macron in, al primo e al secondo turno è in media la stessa, ci sono gli elettori di Macron. La percentuale che ha votato il Partito Socialista, il 6%, è più bassa, no, è in media la stessa, è uguale, è una fotografia, no, io posso dirvi che loro reagiscono schivando sistematicamente tutte le domande che Macron fa loro di venire sul terreno. Sfidami alle elezioni. Non è questo il problema, non hai capito. La democrazia non si fa una volta ogni 5 anni. La democrazia, anche questa è democrazia. Ti stiamo sfidando sul piano democratico. Rispondi, quali sono gli strumenti istituzionali con i quali Macron può rispondere? Cambiare il governo, convocare le elezioni politiche, eleggere il Parlamento, dimettersi, cambiare le politiche? Qual è la risposta che dà Macron? Quella che vi ho detto, più il grande va. Scrive una lettera pubblicata su tutti i giornali, ai francesi, dice: ho capito, convoco tutti i francesi a parlare a rete libera, aperta col presidente, su tutto quello che vogliono, tranne giustizia fiscale. Ma su tutto il resto io discuto. Anzi, penso che ci sono delle emergenze. A proposito, vengo a razzismo. Quali sono? La questione dell'immigrazione. Mai nel movimento dei Gilets Jaunes questo punto è stato menzionato. Questo punto entra nel dibattito con tutte le valenze, le ambiguità che può avere, perché il presidente lo pone in discussione. Perché so che è un elemento di sofferenza, ma non posso cedere ai Salvini, agli Orban, ma nessuno gliel'ha chiesto. Come rispondono i Gilets Jaunes? Noi non veniamo proprio, fai il grande dibattito nazionale e noi facciamo le nostre assemblee, discutiamo dei nostri, e facciamo i nostri cahiers de doléances con le nostre richieste. Secondo punto, razzismo, per tornare sul terreno del razzismo e poi andremo. Le prossime elezioni europee vi diranno: dovete scegliere, basta chiacchiere, o i fascisti o grandi liste democratiche miste, uniamo tutti, eccetera eccetera, perché è questa la questione di cui si dibatte oggi. E quindi Macron prova sistematicamente a proporre come terreno di discussione, come dire, a precostituirsi il campo con il quale lui deve fare la sua campagna elettorale per le europee. Ma la questione che viene posta dai cittadini è un'altra. È come se tu bussi a casa mia e mi dici: scusa, c'hai zucchero? Sì, certo. E ti do caffè. No, caffè. Zucchero ce n'hai? Ah, scusa, non ho capito. E ti do farina. E dopo un poco tu busserai a quello accanto perché non ci parli più con me, no? E così fanno. Ecco, questo è per cui dico: lo capisco. Non so, di nuovo, la competenza dei molti è il postulato della democrazia, l'incompetenza, la competenza dei pochi è quella dell'oligarchia. Il tema è questo: non sono stupidi, sono competenti, sanno leggere le strategie di propaganda, le strategie elettorali, le tattiche politiche, per carità. Ora dico, non che queste tattiche politiche siano
raffinatissime, però comunque ormai le leggono e le schivano. Razzismo e antirazzismo. C'è in Francia un problema di razzismo? A voglia. Nella storia francese, nel presente francese, pesante, l'ho detto, il comitato da male, nelle forze dell'ordine, c'è una razzializzazione spaventosa dei décalage di classe. Antisemitismo, finché il conto. C'è in Francia in questo momento storico, un risorgere di elementi e di preoccupanti eventi e episodi di antisemitismo? Sì, a voglia. Sarebbe strano, no, che un paese che ha un orientamento al 30% degli elettori su Marine Le Pen, diciamo, non presentasse queste caratteristiche. Ci sono stati elementi di questo tipo che hanno attraversato il movimento? Sì, sì, perché i Gilets Jaunes sono specchio di quel paese come tutti. Ci sono ancora? Sì, penso di sì, in alcuni gruppi, in alcune aree geografiche, in alcune. Ovviamente io poi su questo lì veramente inizio con le notizie di seconda mano, perché a Parigi per esempio è tutta un'altra storia, no? Ripeto, per il motivo che vi ho dato, come diavolo volete che Ali, il portavoce, insomma uno del gruppo di Ramis, abbia delle simpatie di questo tipo? Non può, un po' ontologicamente, no? La composizione metropolitana in generale è sempre più, diciamo, un po' protetta da questo tipo di dinamiche, no? La grande città, sta nostalgia di andare a vivere in campagna, che ci avete detto, sanno tutti, non so perché sta moda, ma la grande città sarà un caos, ma è anche luogo di costitutivo, strutturalmente, di differenze, di, no? E quindi è ovviamente più protetta da... Tu mi dici, ma ci sono possibilità di convergenza? Io non lo so. So che ci sono state. A Caen c'è stato quell'episodio che ha di fatto istituito una convergenza. Per cui adesso da Caen, quando vengono giù a Parigi, vengono e gli occupanti il Saint-Papier del centro dell'ospitale assemblea, assieme a tutti con Gilles Jaune, non è che, no? Ovviamente stanno molto attenti, perché i Saint-Papier in manifestazione sono soggetti fragili, che siccome ti sbattono in galera senza motivo, e posso dirti che più si moltiplicano queste cose meglio è, ma non posso dirti nient'altro, no? E la stessa dinamica si è costruita sulle marce ecologiste, no? Peraltro, diciamo, Macron, dopo aver detto che, no, che i Gilets Jaunes all'inizio, lo slogan che tu hai citato, fine della terra, del mondo, fine della terra, fine del mese, stessa battaglia, è una risposta a Macron che dice: non parlerò con questa gente perché abbiamo un solo mondo. E quelli che hanno detto: ma noi la battaglia contro la fine del mondo, la battaglia per arrivare alla fine del mese è la stessa battaglia. Per dire, negli ultimi, perché due sabati fa c'era un sabato Gilets Jaunes e le grandi marce sul clima, c'è stata per esempio a Parigi una specie di un incrocio dei cortei. Badate bene, i sabati a Parigi non sono cortei. Per questo c'è stato un incrocio di cortei. Che cosa vengono a fare i Gilets Jaunes a Parigi? Una manifestazione? No. Vanno a Parigi. Questo è molto francese, di nuovo. Io vado dove sta il re e gli dico: tu ora te ne vai. Ma vanno a Parigi, ma non fanno un corteo. Dov'è il corteo dei Gilets Jaunes sabato? Boh. Non so. Ieri, per dirvi, è un movimento di destra, è un movimento molto francese.
poi vengo anche all'Europa da questo punto di vista, ma ieri anniversario della Comune di Parigi, l'atto ieri sabato, no? Sì, l'atto di ieri, quindi il 19esimo credo, qualche decina di migliaia di di gilets jaunes ha invaso la butte Montmartre, eh? Montmartre, la collina sulla quale i comunardi hanno preso i cannoni, e sulla quale c'è l'orrenda chiesa di Montmartre che viene fatta per mondare Parigi dal peccato del comunismo. Quando vedete le cartoline, questa è quella chiesa lì e questa roba, poi fate voi, insomma. 15.000 gilets jaunes ieri sono venuti a Parigi e non sono andati sui Champs-Élysées, sono andati a ricordare la Comune. Sono di destra, io non lo so. Nel libro del direttore di Mediapart, che è uscito da qualche settimana, c'è un paragrafetto interessante nel quale lui, insomma, per dire quanto sono d'accordo con Matteo, nel quale lui dice: il modo in cui si discute dei gilets jaunes per molti versi fa eco a sembra di leggere un libro famoso del 58 di Louis Chevalier, che si chiama, un libro che in italiano si chiamerebbe Classi lavoratrici e classi pericolose, è un famoso studio nel quale Chevalier raccoglie tutte le reazioni per la Comune degli intellettuali francesi. Sapete che tranne il povero Courbet, che poi ha pagato tutta la vita, una certa affezionata indifferenza di Victor Hugo e poi famosi simpatie di Rimbaud, eccetera. Ma invece per la più parte, Zola ha scritto cose tremende sulla Comune, perché è populace e la populace non ha competenza, non può governarsi. E c'è questo elemento che in effetti è tornato nella discussione pubblica francese tra gli intellettuali, gli uomini di governo, eccetera, no? Quindi, allora, di nuovo, anche per i movimenti ecologisti, eccetera, si incrociano in varie occasioni, non confliggono, discutono, costruiranno convergenze, io non lo so, decidono punto per punto. Sicuramente hanno detto immediatamente al presidente Macron: noi non abbiamo alcun problema con le politiche di transizione ecologica, tu hai un problema, perché il ministro dell'ecologia che si è dimesso, il tuo, mica il nostro. Che non tieni fede al tuo mandato, alla tua politica. Noi, in alcune delle vostre domande c'era sì, vabbè, ma adesso è tutto bene, quindi adesso questi che fanno, ma ce la fa? Di nuovo, secondo me, bisogna uscire da una specie di falso punto di vista. È come se questi qua avessero letto un libro, ma non l'hanno letto, ma per fortuna loro. Un bel libro però di Foà sul Novecento, la Gerusalemme rimandata, no? Dove a un certo punto Foà racconta questo episodio inglese, la storia di movimento operaio, questo episodio inglese dello sciopero per contagio sotto uno dei governi Lloyd George, che era famoso per sapere risolvere problemi con i sindacati. C'è, a un certo punto, in Inghilterra c'è uno sciopero per contagio, nel senso c'è una fabbrica che sciopera e senza nessun motivo, poi i contratti nazionali non esistono, senza nessun motivo la fabbrica accanto si mette in sciopero per solidarietà, e poi quell'altro, e poi quell'altro, e poi quell'altro, e poi succede un casino, no? E lui, Giorgio, deve fare fronte a questa storia, no? E siccome era un figlio di
siccome diciamo la borghesia ha avuto anche dei punti di intelligenza politica importanti, non sapeva chi convocare, perché non c'erano capi, il sistema sindacale era saltato. A un certo punto riesce a individuare un modo per parlare con qualche rappresentante per ogni fabbrica, li convoca, il primo ministro inglese, gli dice, e questi dicono no, facciamo una trattativa per la storia della fabbrica da cui inizia, e lui gli risponde no, non facciamo nessuna trattativa. Perché? Perché io ho perso e voi avete vinto. E queste sono le carte, questa è la situazione, fate voi. Fa scrive, dall'indomani gli scioperi si sono fermati. Ed è come se loro lo sapessero. Non vengo sul tuo terreno, vieni tu sul mio. Non parlo dei problemi che tu consideri fondamentali. Vieni tu a parlare dei problemi che io considero fondamentali, perché ho lo stesso diritto tuo di dire quali sono le priorità. Ok, questo è un po'. Le sinistre, le 147.000 liste di sinistra che si presenteranno alle elezioni europee, in un modo o in un altro provano a discutere e anche loro a stare sul terreno di chi prenderà sti voti, no? In alcuni casi una parte del movimento di Mélenchon, no? Per esempio attorno ad alcune città ovviamente ha anche un quadro di militanti che si è formato in parte durante gli altri cicli di lotte sulla legge della riforma della legge del lavoro, eccetera, e che partecipano alle anche là. Io io penso che la grande maggioranza dei gilets jaunes starà su una posizione di astensione. In ogni caso non penso che nessuna formula politica riuscirà adesso a tradurre e a capitalizzare questo movimento, perché quel terreno è evacuato dal movimento. È giusto, è sbagliato, io non lo so, ognuno la pensi come vuole. Dico che capisco perché. Il tema diventa, ma allora come resistono, come si danno durata, e di nuovo, non lo so. Stanno inventando delle cose, ci saranno forme prevalenti, quali? E veramente non lo so. Si può guardare, seguire chi vuole partecipare. La questione europea, allora, il movimento è un movimento molto francese, con caratteri molto francesi. Si discute di Europa sì, Europa no? No. Non se ne discute. Il tema è più semplice. Chiunque sia, l'Europa, Macron, mia nonna, il sindaco, che ci dice che bisogna abbassare le tasse ai più ricchi, tagliare la scuola, la sanità, l'istruzione, i salari, è un mio avversario politico. Io mi batto contro di lui. Questo è il livello. Chiunque. Devo dire anche che forse è il. Questa cosa dipende dal fatto che, per esempio, Macron non è che ha mai fatto le cose perché ce lo chiede l'Europa. Almeno Macron ha la correttezza di dire che è convinto lui. Cioè non è che si nasconda dietro un dito. Anzi, lui dice qua il tema è che io voglio essere la Francia, il motore di questa Europa. È diverso. Quindi il tema non c'è in quel dibattito. Sinceramente, non lì. Poi in Francia si discute di un'Unione Europea, sì. Più o meno come in Italia, come dappertutto, tra le forze politiche, tra gli intellettuali, con i limiti che tu hai denunciato, con altri pregi, eccetera. La Francia è anche su questo, la Francia considera l'Europa come il suo giardino. Che i francesi sono così. Da centinaia di anni. Sì, diciamo che considera vari pezzi del mondo come il suo giardino. E io penso che questo sia un tema grave, uno degli elementi di debolezza politica, teorica, del quale
quadro del governo francese, e che per esempio Macron non capisce che la Francia è, come tutti gli altri paesi europei, provincia, piccolissima provincia, piccolissima, insignificante e debolissima provincia. D'accordo, c'ha l'esercito, l'unico punto di forza, c'ha l'arma nucleare. Questo è, là ci sono differenziali geopolitici di fondo, se vogliamo parlare di robe concrete. Per il resto è una piccolissima, fragilissima provincia, esposta a tutti i venti a cui sono esposte le altre piccolissime province d'Europa. E questo il gruppo dirigente dello Stato francese non lo sa e non lo capisce. E culturalmente per un francese è difficile da capire, difficile, davvero, anche i più avvertiti, eccetera. Non so se ho risposto alle cose che mi avete chiesto, però adesso per il resto le altre cose sono scritte nel libro, anche molto meglio di come possa spiegarvele e raccontarvele io, quindi non so, mi fermerei qua se non sono altre domande. Ringraziamo Marco, che è stato bravissimo come sempre, che ci manca sempre molto. E ci sono le ultime copie del libro, quindi le venderemo a prezzo raddoppiato, perché mettila all'asta. No, scherzo, sono le ultime copie del libro, si trova comunque da Feltrinelli. Ringraziamo tutti gli intervenuti e alla prossima. No, c'è l'ultimo. Dove la